La Castellano Udas vince l'atteso incontro contro il Pasca Nardò per la terza di ritorno della Serie C Silver con il punteggio di 96 a 82, che conclude con 8 punti di vantaggio sui Neretini il 2016. E le due squadre hanno dato prova delle loro qualità meno sugli spalti. La partenza è favorevole ai padroni di casa che costruiscono subito un mini break 9-4 con le firme di Leo, Scarponi e Cooper. I neretini, dopo una rincorsa spettacolare con Johnson e Provenzano Mattatori, chiudono il primo quarto avanti 22-25. Il secondo si apre nel segno biancazzurro con Gianluca Tredici che con due tiri dalla distanza piazza un più 4 d'autorità. Nardossi che fa sotto con Polonara e Danna che fanno capire di non arretrare di un centimetro. Scarponi alla sirena si inventa una tripla da metà campo che manda all'intervallo da Castellano Udas avanti 48-46. Non mancano momenti di tensione nell'intervallo con alcune situazioni poco piacevoli e sul quale stendiamo un velo pietoso. Ultimi due quarti in cui le due squadre non risparmiano alcuna energia, inseguendosi l'un l'altro fino alla conclusione della partita, con Sims e Scarponi chiudere sul 96-82. Bisogna stemperare gli episodi che si sono verificati. Si tratta sempre di una partita di basket e bisogna sempre essere corretti, ma senza mai trascendere. Adesso vacanze di Natale e poi gli allenamenti riprenderanno il 28 con la preparazione per la trasferta di Castellaneta. Mimmo Siena, speciale news dal Palasport Nando Di Leo, Cerignola, Foggia.